Un alone di mistero accompagna la storia di Michelangelo Merisi fin dalle sue prime ore di vita. Gli storici, infatti, non hanno ancora individuato una data e un luogo di nascita sui quali concordare in pieno. Di certo sappiamo solo che il pittore, passato alla storia come Caravaggio, è stato battezzato a Milano il 30 settembre 1571, nella chiesa di Santo Stefano in Brolo, fatto confermato dalle notazioni nell'archivio parrocchiale. Ma ciò che maggiormente rende enigmatica la figura di Caravaggio è il fatto che sia stato coinvolto in un delitto di prim'ordine, l'evento più drammatico della sua vita, l'omicidio di Ranuccio Tommassoni e la conseguente fuga per sfuggire alla pena di morte. Una cesura drammatica nella vita del pittore che lo porterà, pochi anni dopo, a una fine prematura. È un anonimo diarista dell'epoca a raccontarci come andarono i fatti. Questa voce senza volto racconta il fatto con la laconicità di una pagina di cronaca nera, ma ci dà un particolare molto importante. L'omicidio sarebbe avvenuto il 29 maggio 1606, durante i festeggiamenti per l'anniversario della salita al soglio pontificio di Camillo Borghese, ossia Paolo V. Per molti anni si è voluto attribuire l'omicidio di Ranuccio Tommassoni a un litigio sorto al termine di una partita di pallacorda, un omicidio dovuto al temperamento violento dell'artista. Un'analisi più approfondita ci ha però permesso di capire che la rissa sarebbe sorta per ragioni politiche. La morte di Tommassoni fu perciò preterintenzionale, per usare una terminologia giuridica, uno scontro tra bande a quell'epoca molto frequenti. Questo scontro vide dalla parte di Caravaggio, Onorio Longhi, un tale capitano, Antonio da Bologna, dalla parte di Ranuccio, suo fratello Giovan Francesco e due persone non identificate. Da Terni i Tommassoni si erano trasferiti a Roma e qui Giovan Francesco era stato nominato capo rione di Campo Marzio. I due fratelli in quel territorio dettavano legge, da capo rione infatti discende il termine capo rione, che significa capobanda, e furono più volte coinvolti in fatti di sangue, risse e aggressioni. Ma dai documenti emerge un'ulteriore immagine di Ranuccio e Giovan Francesco. I fratelli Tommassoni, ternani, esercitavano una sorta di controllo sulla prostituzione e probabilmente fu in quegli ambienti che Caravaggio li incontrò. Il pittore frequentava diverse prostitute di varia estrazione sociale, tra cui Lena, Anna Bianchini, Domenica Calvi ed infine Fillide, ritratta dal Caravaggio nel ritratto di Giovane Donna, nella Maddalena e nella Santa Caterina d'Alessandria. Dunque, conoscendo i rapporti che intercorrevano tra Caravaggio e le sue modelle, non è escluso che Michelangelo e Ranuccio, quel giorno di fine maggio, si siano combattuti i favori della donna. I due non si conobbero quel giorno di festa, ma erano già legati da un passato comune. Ciò è infatti dimostrato dalla testimonianza della cortigiana Domenica Calvi, che la sera del 9 agosto 1601, fermata e interrogata al posto di controllo della Porta Pinciana, citò Michelangelo, Ranuccio e anche Onorio Longhi tra i partecipanti della festa verso cui era diretta.